Allora, ciao a tutti da Giovanni. A grande richiesta sto facendo questo video per far vedere che ho ricevuto diverse email sulla Magotta di Cetro che ho fatto. Diverse email che mi hanno detto era troppo presto, 3 mesi sono pochi, o quale che sia. Ad ogni modo, io sto facendo questo video per far vedere che le piante sono qua, belle, vegeti e buona salute. Queste qua le ho fatte l'11 aprile di quest'anno, ho fatto le magotte. Sono stati 3 mesi, l'11 luglio ho fatto il distacco delle magotte e poi ho messo qui nei vasi. Potete trovare i miei video sul mio canale, come fare la magotta di cetro, il distacco, e dopo due mesi, un giorno, quelle che sia, che sono passate, oggi nel 12 settembre l'abbiamo del 2016, sto facendo vedere le mie magotte che sono qui belle vegete e in vegetazione. Come potete vedere, qui ci sono i cetri appesi, state vedendo la pianta è bella, vigorosa, qui ci sono qui ci sono i germogli che stanno nascendo, poi le vado a togliere, questi sono i tocchioni, poi le vado a togliere, qua c'è un altro cetro, la pianta è bella, vegeta in vegetazione, come potete vedere, qui c'è un piccolo cetro che sta crescendo, è piccolino, poi qua ci sono le magotte. Se vi fa piacere, se potete, nel mio canale troverete come fare una magotta di cetro che si fa in primavera, all'inizio della primavera. Io l'ho fatto l'11 aprile, qui siamo in Sicilia, il clima è bello. Poi dopo 3 mesi ho fatto il distacco, che trovate sempre i video sul mio canale, e oggi, 12 settembre, dopo 2 mesi, qui vi sto facendo vedere che le magotte di cetro che ho fatto il distacco, che ho messo in vasi per fare vedere alle persone che si possono distaccare, perché io ho visto tutta la parte radicale, dopo 3 mesi ho visto che tutte le radici che ho fatto il distacco, queste non sono le vini che ho fatto, 2 anni fa ne ho fatti una, perciò ho visto i risultati che è andato a buon fine e ho fatto sempre così. Ok, allora. E qua ci sono i ceti che stanno crescendo e queste sono le magotte, il distacco, il risultato che le piante sono qua, non sono morte. Prendendo queste sono le belle germogli e poi le vado a togliere anche queste qua, questi sono i tocchioni che si debbono togliere perché si prendono tutta l'energia della pianta, tutti i nutrimenti, perciò che poi si vanno lunghi i nutrimenti, perché si vanno a togliere e lasciamo solamente i rami, questo qua è principale, che poi portano i ceti, il limone e i ceti. Ok, avanti. Ripeto, questo è il risultato dopo 2 mesi del distacco delle magotte. Vi ho fatto vedere che sto facendo questo video apposta per far vedere alle persone che lo possono fare 3 mesi, che poi vedete tutta la parte radicale è buono, si può distaccare, poi ognuno lo può lasciare anche 1 anno, 6 mesi, quello che vuole, anche ognuno può fare quello che vuole. Va bene, allora ripeto, nel mio canale potete trovare come fare una magotta di cetro, il primo video, poi c'è il video del distacco e questo qua che vi state vedendo ora, che è il risultato per le persone che mi hanno scritto delle email, che mi hanno detto tutte queste cose, va, che era poco, non era poco, quello che sia, quindi qua ci sono le piante, poi fate voi. Ok, allora io vi saluto, un abbraccio, grazie per la visualizzazione e un abbraccio da Giovanni, ciao.